Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Come avete letto dal titolo, oggi passerò 24 ore nelle condizioni della vita di qualcuno. E quel qualcuno è Jenny. Per chi non la conoscesse, Jenny è una ragazza sorda che nell'ultimo anno è diventata virale su TikTok, ma nell'ultimo periodo è anche vittima di tante shitstorm e viene presa di mira. Così ho pensato di mettermi nei suoi panni. Cosa vuol dire vivere 24 ore nelle sue condizioni? Speriamo. Prima di tutto le ho chiesto quali cose che per noi possono sembrare scontate a lei la mettono a disagio o le creano problemi. Ci tengo a precisare che Jenny, grazie a un apparecchio acustico, sente, ma ovviamente non al 100%. Quindi, per comodità, usa il linguaggio dei segni con le persone che gli stanno più strette. Quindi la prima è uscire. La seconda è chiedere qualcosa. Sì. Grazie. Sì, ho capito. Quindi dovremmo tutti parlare più piano. Sì. Io parlo veloce. Per esempio. Sì. A questo è il problema. Oh, sì. Ma sì. E così ha provato a insegnarlo anche a me per comunicare nelle prossime 24 ore. Secondo me potrò parlare. Cioè, nel senso, per comunicare il più possibile usando altri modi. Devi dirmi le cose base del linguaggio di segni. Prego di questo. Ciao. Ciao. Come stai? Come stai? Tutto bene. Vale. Ah, il McDonald's? Sì. McDonald's. Sì. Scappiamo. Sì. Guardiamo. Qualcosa. Sì. Partiamo. Qualcosa. Andiamo. Ok. Ci ritroviamo. Almeno tutto quello che serve oggi. Dopo aver passato la mattina a casa, siamo andati a pranzo. Raga, allora, questi tappi sono assurdi, io non sento un cazzo. E questa cosa mi spaventa un po'. Sono con Jenny. E quello che posso dire finora è che sto pensando tantissimo, cioè, quando sento tanti rumori di solito non penso quanto sto pensando ora. E penso meglio, non so come spiegarlo. Non ci sei.
Ragazzi, ho perso Gianni. Allora. Quindi stavo cercando di spiegare che mi avevano guardato male. Non sempre riusciamo a capirci. Quindi a volte ci scriviamo tipo le cose sul telefono. Non sentire ciò che mi circonda mi ha fatto notare che mi concentravo molto di più sulle cose, in generale. Soprattutto di più sulle cose importanti. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che non sempre tutti i mali vengono per nuocere. O meglio, sicuramente la vita di una persona sorda è molto più difficile, soprattutto per come è impostata la società. Ma sono sicuro che ci sono un sacco di situazioni in cui questa mancanza si rivela un punto di forza. La comunicazione più passavano le ore e più diventava fluida. E senza accorgermene ci siamo conosciuti tantissimo. State venendo benissimo, ragazzi. Non si è mossa di nessuno. Poi arriva il momento della cazzata. Ho convinto Gianni dal niente a farsi un tatuaggio. E vabbè, alla fine se ne è fatti tre. Il nostro prezzo minimo di solito è 100 euro. 50? 100. Quindi, certo. Minimo è 100. Euro, sì. Ok. Ma insieme?
L'ho spostato, però se non mi vedi la linea. Sì, dai. Aspetta. Oh, no, no, no. Però una volta arrivati al tatuatore ho deciso di tatuarmi anche io. Quindi mi sono tatuato il nome del mio migliore amico. Da questo esperimento ho imparato due cose principali. Tenere i tappi per 24 ore è un suicidio. Mai avuto così tanto male alle orecchie, mi fanno ancora male. Due, si pensa molto meglio quando nessun rumore ti disturba. Noti cose che prima non notavi, comunque è stato molto bello, è stato molto introspettivo. E tre, la cosa più importante, nonché il motivo per cui ho fatto questo esperimento e farò i prossimi, è che vedi le cose da un'altra prospettiva e fa sempre benissimo. E ricordati di iscriverti e lasciare un commento se il video ti è piaciuto. Noi ci vediamo martedì con un nuovo video.